Buonasera a tutti, sono Claudio Pauselli e sono felice questa sera di essere qui con voi in questa nuova avventura di Focus Life, l'Accademia del Benessere. Io per formazione professionale sono un architetto, come avete visto dal titolo, mi occupo di energie sottili, di radiestesia e di radionica. In realtà sono un bioarchitetto. Ed è stata proprio la bioarchitettura che mi ha aperto le porte di questo meraviglioso mondo della radionica e della radiestesia. Moltissimi anni fa, proprio all'inizio dell'avventura della bioarchitettura, in Europa erano i paesi nordici, che erano più avanti di noi ovviamente, facevamo dei viaggi per la scoperta di questa nuova materia, nuovo modo di declinare l'architettura. Che originariamente il termine tedesco era Baubiologie, significava proprio biologia del costruire. Quindi era l'impatto sulla salute umana delle strutture edilizie. Un problema fino ad allora, accademicamente, nella nostra formazione non affrontato. Quindi ci aveva molto stupito e molto appassionato. In bioarchitettura c'era una parte estremamente tecnologica, ma anche una parte, diciamo così, esoterica. Il rappresentante di questa parte era il dottor Hartmann, con la famosa rete di Hartmann e con queste griglie energetiche che non si potevano misurare se non con un tramite biologico, ma che pure esistevano. E infatti ci aveva insegnato a misurarle, a determinarle, a materializzarle, ne parleremo più tardi. E quindi avevamo già questa impostazione. Da lì poi il passo è stato breve per una serie di coincidenze, ma le coincidenze non esistono. Trovai proprio il mio maestro in un collega. In uno di questi viaggi fece un intervento spettacolare con questi suoi pendolini e quindi lui mi fece insegnare, mi fece introdurre in questa materia, che poi ho continuato a studiare. Contemporaneamente sono stato iniziato dagli sciamani pelle rossa e le loro tradizioni, infatti ho due nomi di medicina. Sciamanesimo, forse avremo occasione di parlarne, ci sono delle parti di radiestesia che si chiama addirittura radiestesia sciamanica e quindi potremo approfondire anche questo argomento. Noi siamo all'interno di un'accademia del benessere. Il benessere è in buona sostanza l'equilibrio dell'uomo. L'uomo come struttura organica e sarebbe bene saperne qualcosa di più. Che cos'è quest'uomo, quindi come funziona e come mai riesce a contattare queste energie dette sottili? Il mondo in cui viviamo è tutto energia. Noi stessi siamo energia, siamo delle configurazioni energetiche, delle funzioni d'onda, complicatissime, ma funzioni d'onda. Funzione d'onda è un termine che si usa nella meccanica quantistica. Che anch'essa in buona parte è vicina alle energie sottili. Vediamo, iniziamo con una diapositiva che in qualche maniera, scusate, fa capricci, ecco qua. Qui vedete alcune citazioni che ho messo: Penrose e il cervello quantico, la decoerenza quantistica, la fotosintesi clorofilliana quantistica, un effetto del DNA fantasma studiato da questi studiosi, Garaje, Poponin e Pitcairn. È comunque tutta questione di energia che viaggia su canali, lo faccio come domanda. Sapete che, scusate, Sir Roger Penrose, tantissimi anni fa, aveva postulato con un anestesiologo, un tale Stuart Hameroff, la possibilità che il cervello funzionasse quantisticamente. In meccanica quantistica, per dirlo brevemente, tutti gli stati possibili coesistono nello stesso istante. È come per dire che l'elettrone che ruota intorno al nucleo dell'atomo. Non possiamo sapere in qualche misura la sua velocità, non possiamo conoscere la sua velocità o anche la sua posizione, ma solo una delle due configurazioni quando gli viene imposta dell'energia, un piccolo plus di energia, per cui anche il solo atto di osservarlo fa collassare la funzione d'onda, quella che dicevamo prima, cioè di tutti gli stati possibili ne viene fuori uno solo. Nella nostra realtà.
Quindi diciamo che se pensiamo all'universo, scusate, l'universo possiamo definirlo come un universo fisico, quello che conosciamo, che è l'universo macro, cioè delle cose grandi, dove vale la legge newtoniana di azione e reazione. Nel micro, nel molto piccolo, cioè dagli atomi in giù, vale invece la meccanica quantistica e questa sovrapposizione di stati di cui vi parlavo. In qualche maniera possiamo qui parlare di realtà convenzionale e realtà non convenzionale. La realtà convenzionale è quella fisica, la realtà non convenzionale sono i cosiddetti stati alterati di coscienza, o anche le sensazioni o anche le emozioni che collegano il nostro essere senziente da un'altra parte, perché noi siamo fatti anche di sensazioni, corpo e anima potremmo dire. Vi propongo questa lettura, è una lettura di due brani del Vangelo che si riferiscono allo stesso episodio. In Matteo, ve lo leggo, ed ecco una donna affetta da un flusso di sangue già da 12 anni, gli si accostò di dietro e toccò il lembo della sua veste, perché diceva tra sé: se riuscirò anche solo a toccare la sua veste, sarò guarita. Gesù, voltatosi e vedutala, le disse: fatti animo, figliola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Questo è come viene riportato questo episodio, che tutti conoscete sicuramente in Matteo. In Marco invece è riportato in maniera più, diciamo così, analitica. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva: se solo tocco le sue vesti sarò guarita. E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero: non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici: chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha guarita, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Io trovo interessante queste due letture perché in effetti sono abbastanza vicine a quanto vi stavo dicendo prima. Cioè, parliamo di una potenza che da altre parti è chiamata virtus vis, cioè una forza intrinseca che non possiamo né vedere né toccare, ma ne possiamo constatare solo gli effetti, cioè è un'energia sottile. La lettura che io farei è questa, che vi propongo è questa. C'è le vecchissime radio, le radio dei primordi, le cose che vedete, e andare di nuovo. Credo che siamo di nuovo in diretta. Vediamo se vedo un po' di vostri commenti e se mi date un feedback, possiamo andare avanti. Stavo dicendo che in Marco la parabola della donna guarita dalla sua fede è un po' un'interpretazione quantistica del miracolo, perché non è fatto da Gesù in maniera volitiva, ma è prodotto dalla donna stessa che ha allineato il suo intento. Quindi c'è una possibilità di viaggiare per dei canali particolari, cosiddetti sottili, che sono appunto i canali delle energie sottili, e stavo dicendo che è tutto energia intorno a noi. E in bioarchitettura si studiano una serie di inquinanti, o di campi di forza o di campi elettromagnetici che possono avere un effetto sulla struttura organica uomo. Ecco perché era appunto inizialmente baobiologia, cioè la biologia dell'abitare, la biologia delle costruzioni. Questa energia è comunque una vibrazione, qui faccio delle domande retoriche, e questa vibrazione può trasmettere informazioni
oltre ad interferire con le strutture organiche, quindi può interferire anche positivamente, ovviamente, non solo negativamente. E bisogna tenere conto sempre delle condizioni al contorno, cioè cosa ci circonda, cosa c'è di lato, davanti, dietro, sopra e sotto. Perché? Perché parlando di energie, noi sappiamo di essere immersi in un bagno energetico. Un bagno energetico di varie forme, di vari tipi. Ci sono per esempio dei campi di forza. Campi di forza sono definiti solitamente come una regione dello spazio in cui agisce una forza costante in intensità e direzione. La definizione è come al solito una definizione che vuole prendere diciamo, una larga messe di cose. In realtà le cose non stanno sempre così, ma vediamoli uno per uno, per esempio il campo gravitazionale. La forza di gravità sapete che è più o meno uniforme in tutta la Terra, ci sono delle piccole variazioni, ma diciamo che da qualsiasi parte della Terra voi siete, sul nostro pianeta, se lasciate cadere una forchetta, la forchetta cade per terra. Poi c'è il campo magnetico naturale. Il campo magnetico naturale è un campo magnetico statico, è prodotto probabilmente dalla rotazione del nucleo all'interno del mantello, e tipo dinamo, per esempio, se vogliamo fare un esempio, ma serve per esempio a proteggerci dalle radiazioni cosmiche, dal vento solare che se no avrebbe degli effetti assolutamente deleteri. La pressione atmosferica è più o meno costante, ma sapete che varia, però è un campo di forza che più o meno esiste dappertutto. Altre, come la risonanza Schumann o i raggi cosmici, possono essere variabili, ma ci sono sempre state. Ci sono sempre state, qui possiamo dire due parole a proposito di questo, però mi interessava farvi vedere anche questo che ho scritto in corsivo, cioè i campi informazionali, che potrebbero essere visti come campi di forza, ma in realtà trasmettono informazioni. Pensate alla Kasha, ai campi morfogenetici di Sheldrake, pensate alle energie telluriche, questi scorrimenti energetici della Terra, su cui si è basato poi il dottor Hartmann per elaborare la sua teoria della rete di Hartmann, i luoghi di potere, i santuari, Stonehenge, ad esempio, dove le energie sono molto alte. Ma anche il modem wifi che in questo momento ha deciso di funzionare e quindi mi permette di parlare con voi e sta generando un campo di forza che trasmette informazioni. Che significa questo allora? Che io posso essere e voi potete essere raggiunti da informazioni su questa catena estremamente complicata. Io sto parlando, il microfono del computer trasforma queste mie vibrazioni che sono parole, in segnali elettrici che vengono mandati via radio, quindi con una portante radio al modem wifi, e il modem wifi fa tutta un'altra serie di trasformazioni e arriverà al vostro computer o al vostro telefonino e si farà il processo inverso, arriverà alle vostre orecchie, le vostre orecchie prenderanno questa vibrazione, la ritrascheranno, una vibrazione sonora nell'aria e la trasformeranno in segnali elettrici che giungeranno al vostro cervello. Una catena molto complessa, ma dimostra come ci sono dei canali che possono trasportare informazioni. Le energie forti di solito hanno un effetto fisico immediato. Le energie deboli hanno invece effetti fisici nel tempo. Le energie sottili sono un'altra cosa, hanno anche loro degli effetti fisici, ma passano per i corpi sottili dell'uomo non fisico. Voi sapete che noi abbiamo dei corpi sottili che sono una sorta di mantelli successivi, come gli strati di una cipolla, che sono in contatto poi con il corpo fisico, con dei canali energetici, anche loro, e arriveranno poi al corpo fisico, i segnali che vengono presi dai corpi sottili arrivano poi anche al corpo fisico, alle volte anche sotto forma di patologia. Allora, queste energie forti, deboli e sottili, una per esempio può essere l'inquinamento. I campi elettromagnetici, i raggi cosmici, possono causare disequilibrio nelle strutture organiche in certe condizioni, cioè quando, con la concentrazione, in dipendenza dalla concentrazione dell'inquinante, cioè l'intensità del campo. Un campo elettromagnetico molto forte vi può danneggiare, come un inquinante molto forte vi può danneggiare. Il tempo di esposizione.
anche un campo molto forte, se siete esposti per breve tempo, non vi danneggia. E poi lo stato dell'organismo bersaglio, se siete già deboli, è ovvio che questa intensità del campo che a un altro soggetto in forze non fa nulla, a voi può causare qualche problema. E gli inquinanti in bioarchitettura sono questi, sono fisici, chimici e batteriologici, ve li dico velocemente. Perché vi sto dicendo questo? Perché è importante, secondo me, quando andrete ad operare sia in radiestesia che in radionica, che voi facciate un bianco, si dice il bianco è quello che si fa in laboratorio quando si eliminano al più possibile, ovviamente, tutte le cause esterne di disturbo. Che voi facciate un bianco il più possibile nella vostra casa o nel vostro sito dove state operando, ad esempio tenendo spento il modem wifi, perché il modem wifi comunque dà dei problemi. Un piccolo esempio, mi trovavo l'altra sera con delle persone, alcuni amici, alcuni invece non conosciuti, e si stava parlando appunto di queste materie, e io gli stavo dicendo che guardate che anche delle piccolissime energie, tipo una batteria o un telefono cellulare che è acceso e quindi è in contatto con la sua torre di trasmissione, quindi ha una certa energia, che manda e riceve. E può dare un disturbo al vostro organismo e mi è venuto in mente di fare una delle famose prove kinesiologiche, quelle che conoscerete sicuramente. Abbiamo fatto, misurato in maniera empirica, chiaramente tenendo la mano sulla spalla e chiedendo al soggetto di opporre la massima resistenza col braccio teso, a me che cercavo invece di spingerlo verso il basso. E come sempre succede, quando ha preso il telefonino in mano, pur mettendo la stessa forza di prima, non è riuscito a contrastare la mia spinta verso il basso, perché anche quel piccolissimo apporto di energia è un'energia disturbante per il vostro. Il vostro corpo. E quindi in bioarchitettura queste radiazioni ionizzanti che vedete qui, oppure radiazioni non ionizzanti, le ionizzanti sono proprio la radioattività, le non ionizzanti sono i campi elettromagnetici generati da qualsiasi cosa, abbiamo detto il modem wifi, dalle torri di trasmissioni televisive piuttosto che non telefoniche e anche trasmittenti radio ovviamente. Sono delle cose che possono essere pericolose e che nei limiti del possibile devono essere tolte o eliminate. I chimici sono un'altra categoria di inquinanti che sono pericolosi, i batteriologici in questo momento ci possono interessare abbastanza, possiamo trascurarli. Uno degli inquinanti ionizzanti è il radon, ma ci sono anche dei materiali radioattivi, tipo il tufo, tipo il granito, tipo le sieniti, che vengono assolutamente bandite in bioarchitettura. E quindi bisogna essere attenti a questi fenomeni. Vado avanti facendovi vedere solamente una cosa: il radon può essere disciolto anche nell'acqua. E questa è una curva che vedete fatta in Canada, su un esperimento fatto in Canada, su una doccia. Su una doccia vedete come mano a mano che questa ragazza si fa la doccia, sotto c'è il tempo, 0, 2 minuti, 4, 8 minuti, 22, 32 minuti, e sulle ordinate ci sono le concentrazioni. Tenete presente che la concentrazione, il valore di soglia è 500. Lì, come vedete, andiamo a 5.500 per un tempo abbastanza breve, ma sicuramente qui si è sviluppato un inquinamento estremamente, estremamente potente ed estremamente pericoloso. Infatti l'acqua deve essere fatta gorgogliare, se è acqua di pozzo, l'acqua di acquedotto gorgoglia già dalle sorgenti quando viene captata e quindi nella maggioranza dei casi, nella massima parte dei casi, nell'acqua di acquedotto questo problema non esiste. Però qui vedete una cosa interessante, la vediamo al volo. Questa è una ricerca che è stata fatta nel 2014 in Francia, riguardante l'inquinamento di tutti gli ambienti confinati, cioè le case, le scuole, gli uffici, le caserme, gli ospedali, i vagoni della metropolitana, eccetera. Guardate solo la prima riga, dove sono tabulati i decessi, purtroppo, a secondo degli inquinanti, e come vedete il particolato è al primissimo posto con grande distacco rispetto al radon e addirittura al fumo di tabacco passivo.
Quindi vedete che il particolato, chi vive in Italia, specialmente nel nord Italia, sa bene, o nelle grandi città, sa bene che problema ci sta ponendo il particolato, le famose PM, le PM10, le PM2,5, è un problema grosso, è un problema grosso che deve essere affrontato. Allora, andiamo avanti. Ci sono altri tipi di inquinanti, che sono gli inquinanti chimici. E questi inquinanti si sviluppano soprattutto con i prodotti chimici di pulizia o anche nei processi industriali. Anche qui, quindi, la regola della nonna è sempre valida in biarchitettura: arieggiare. Ci sono delle piante che possono assorbire una parte di questi inquinanti, le vediamo al volo, stasera dobbiamo parlare di altre cose. Qui c'erano dei valori di. Ecco, questa invece è una piccola hint, suggerimento che vi posso dare. A destra vedete delle piastre in induzione di cottura, a sinistra dei fornelli classici. Un fornello classico con la combustione del gas produce una buona quantità di polveri sottili, le famose PM che abbiamo visto prima. Quindi voi nella vostra casa dovreste avere una cappa che non filtrante, ma una cappa che possa espellere all'esterno i fumi, proprio per evitare la concentrazione nelle vostre case di questo inquinante pericoloso. Le energie deboli, l'abbiamo viste prima, sono il campo magnetico statico terrestre, scusate, e questo è un orologio di riferimento per le nostre cellule. Vedremo più avanti alcune cose, diciamo così, alcune ricerche che proprio vi faranno vedere questo. Qui c'è l'inversione dei poli, conoscete tutti che i poli magnetici si invertono, i campi elettromagnetici che sono estremamente pericolosi, come abbiamo detto, se arrivano a una certa intensità, sono dovuti prevalentemente nella casa all'uso della corrente. Quindi voi dovreste essere attenti a non essere vicini a delle sorgenti che possono generare un forte campo elettromagnetico. Di solito sono i forni, le resistenze dei forni, le resistenze dei ferri da stiro, le resistenze dei phon, i cavi elettrici stessi, ma soprattutto, anche qui un suggerimento, ci sono delle particolari diciamo, tecniche in biarchitettura per evitare i campi elettromagnetici generati dall'uso della corrente elettrica. Ma ecco, un trucco è questo: il caricatore del telefonino. All'inizio si vedevano queste cose, di solito vicino al comodino, perché poi si usava mettere il telefonino in carica sul comodino. Un trasformatore di quel tipo, che non è schermato per ragioni di costo, mentre invece gli alimentatori, scusate, dei computer sono abbastanza ben schermati per evitare dei difetti sul computer stesso, questi caricatori dei telefonini generano un forte campo elettromagnetico. E se sono molto vicini alla vostra testa, di solito quando dormite, se avete la presa tra il comodino e il letto, sarete a 30-40 cm da questo caricatore. Se lui sta in funzione tutta la notte, voi tutta la notte dormite vicino a un campo elettromagnetico che sicuramente è dannoso. Quindi questo è assolutamente da evitare. Altro piccolo suggerimento operativo. Ovviamente se si abita come questi signori sotto una linea ad altissima tensione, lì il campo è forte ed è difficilmente eliminabile e quindi la situazione di pericolo c'è. Sulle trasmissioni te delle onde telefoniche ci sono tantissime polemiche, lo sapete, anche adesso col 5G, eccetera. Qui è un'altra cosa da fare molta attenzione. Per esempio, se è possibile, usare il telefonino con l'auricolare, ad esempio. Le prove kinesiologiche, ve l'ho dette prima, anche il sito è importante. La scelta del sito è importante, usualmente si fa con delle considerazioni economiche piuttosto che non di esposizione, eccetera, eccetera, ma gli antichi che avevano meno problemi da questo punto di vista, avevano delle loro tecniche particolari per stabilire dove costruire una città o dove soggiornare. Specialmente gli Etruschi, da cui poi i Romani hanno derivato tutta una serie di tecniche. Il classico sacerdote etrusco, come vedete, ha il cappello a cono che serve proprio a metterlo in contatto con le energie superiori, ma aveva anche, lo vedete nella moneta di destra, un bastone particolare, ricurvo a spirale, chiamato lituo, e
avevano anche questi fegati rituali, che sono dei modellini di fegato che gli davano la possibilità alla ruspice di andare a vedere se il fegato degli animali che erano stati fatti pascolare nel luogo prescelto per parecchi anni aveva subito o meno delle degenerazioni e in quale zona aveva subito le degenerazioni. Vedete queste scritte, se riusciamo a identificare proprio questo. La cosa interessante, ve lo leggo qui, l'arte della ruspicina, questo è un quadrante radiestesico ad uso medicale. L'arte della ruspicina si basava sulla determinazione del templum, ovvero lo spazio sacro che rifletteva la suddivisione della volta celeste. Questa si ipotizzava attraversata da due rette perpendicolari, cardo e decumano, il cardo in direzione nord-sud e il decumano in direzione est-ovest. Partendo dalla linea del decumano e andando verso est, si delimitava la pars familiaris, dove risiedevano gli dei benevoli, mentre verso la parte ovest c'era la pars hostilis, dove risiedevano gli dei ostili. Allora, praticamente, le linee che vanno da nord-ovest a sud-est vengono considerate sinistrorse e con rotazione antioraria e quindi potenzialmente dannose. Quelle che invece vanno in senso contrario, cioè da nord-est a sud-ovest, sono invece rotazione oraria e benefiche. In questo quadrante, che è stato messo a punto da questo radiestesista anni addietro, appunto, là vedete quei due diametri che si staccano dal centro e uno va verso sud-est e uno va verso sud-ovest. Quando il pendolo va verso il sud-est vuol dire che c'è uno stato di degenerazione in atto, mentre invece più si avvicina al nord-ovest, il pendolo dà una risposta di una salute buona fino a una perfetta salute quando incrocia proprio il nord-ovest. Vedete che le applicazioni, ne vedremo parecchie, le applicazioni alla radiestesia vengono anche da tradizioni antiche, da sapienze antiche. E quindi il sito influenza le strutture organiche. Perché le influenza? Le influenza proprio, questi sono l'esperimento di cui vi parlo, per esempio quando vedete queste galle, queste degenerazioni degli alberi, vuol dire che l'albero è su un punto cosiddetto geopatogeno, cioè lì c'è una corrente tellurica che in quel punto è dannosa, non è benefica come nei punti dove sono stati costruiti i luoghi di culto o i luoghi di potere ad altissima energia. Stonehenge, per esempio, è costruito invece su un'emergenza di un'energia benefica. Queste sono le tombe dei giganti in Sardegna che hanno anche attinenza anche loro con la radiestesia, perché viene fuori una figura decagonale, che è una figura poi che viene usata in radionica. E allora, in definitiva, radiestesia radionica significa ricevere ed emettere le energie sottili, queste energie sottili che hanno bisogno di un tramite biologico, di una struttura senziente come l'uomo per essere rilevate ed utilizzate. La radiestesia è divisa, questa è una divisione così sui generi, tra radiestesia fisica, mentale, sciamanica, spirituale e anche altre, alla seconda delle scuole. La prima è stata proprio la rabdomanzia, cioè la ricerca dell'acqua con le famose bacchette da rabdomante, e non solo la ricerca dell'acqua, ovviamente. Le griglie energetiche del dottor Hartmann prendono l'avvio da tutta una serie di scorrimenti energetici tellurici, cosiddetti, che sono molto antichi, sono stati poi rilevati e riscoperti in epoca moderna, come queste di questi scienziati russi, ma gli allineamenti dei luoghi sacri sono sempre stati noti. Qui vedete un allineamento della linea micaelica, sono tutti i santuari dedicati a San Michele Arcangelo che partono dall'Irlanda per arrivare in Terra Santa. Due li abbiamo anche noi qui in Italia, uno in Puglia e uno in Piemonte. Le linee sincroniche. Un autore molto interessante parla di queste linee sincroniche e definisce un pochettino meglio questi scorrimenti, cosiddetti scorrimenti tellurici. Afferma questo studioso che le linee sincroniche sono delle correnti costanti nel loro scorrimento, in cui non fluiscono né aria né acqua, ma sostanze molto più sottili, appunto le nostre energie sottili, energie non facilmente misurabili, che rappresentano non solo la vita, ma anche l'informazione che deve viaggiare addirittura attraverso i pianeti.
I popoli antichi hanno costruito tempi e santuari nei luoghi di affidamento delle linee proprio perché qui avvenivano più facilmente sogni profetici o guarigioni e hanno creato i menhir per gestire queste forze grazie alla loro funzione di antenne per contattare punti più elevati. Quest'autore presuppone che queste linee siano in contatto con linee simili che percorrono tutto l'universo e quindi che l'informazione può viaggiare per tutto l'universo. Questo è un esempio, una materializzazione di queste linee a livello globale. Quello che può essere più interessante è esaminare questa cartina in cui vedete alcune linee sono disposte più o meno come avete visto come meridiani paralleli, ma sono molto irregolari. E vedete le blu e le rosse, quindi le blu sono le A e le rosse sono le B, quindi sono, scusate, sono numerate le rosse perché sono quelle che viaggiano ortogonalmente, ma come vedete ortogonalmente fino a un certo punto perché il loro tracciato è estremamente irregolare. Vedete che Torino è attraversata da parecchie linee, Firenze è attraversata da una linea, la comunità di Damanhur, l'autore di questo libro, è il fondatore della comunità di Damanhur, è anche lì, è posta su un incrocio di un paio di linee molto interessanti, anzi sono tre perché poi ci sono anche delle sottolinee. E qui, in questi punti, l'energia affiora, per così dire. Quindi sono i cosiddetti luoghi sacri. Luoghi sacri dove poi sono sempre stati tradizionalmente costruiti i templi antichi, sui quali molte volte, su molti templi romani, per esempio, sono state edificate poi le basiliche cristiane, proprio perché c'era un'altissima energia. La cosa interessante è che su ogni persona ci sono dei punti di scorrimento che sono esattamente la copia delle linee sincroniche e quindi praticamente queste microlinee funzionanti di un individuo sono in collegamento con i punti più vicini delle linee sincroniche. Maggiore la complessità dell'essere vivente e quindi diciamo il suo, qui intendeva il suo livello vibrazionale, quindi se ha un livello vibrazionale alto, più marcata sarà questa capacità di collegarsi come un'antenna. Collegarsi con una linea sincronica significa collegarsi con l'informazione che fluisce e quindi è come attaccare la presa USB a un hard disk che contiene un sacco di informazioni. Quindi anche per il corpo umano si può tracciare una mappa delle microlinee e queste corrispondono a linee di energia individuate dall'agopuntura. Non sono proprio tutte, ma sono abbastanza simili. E quindi qui c'erano degli esempi per vedere come poi potevano essere messe in relazione le linee dell'agopuntura con le microlinee invece ipotizzate da questo studioso. Il concetto però è che l'essere umano poi ha la capacità di risuonare e di vibrare con tutta una serie di informazioni che viaggiano per l'universo. Gli orientali, il Feng Shui lo conoscete bene, hanno sistematizzato la conoscenza di questi scorrimenti tellurici con il Feng Shui. Ne parleremo, quindi adesso lo salto, ma è una cosa abbastanza interessante. Vi faccio solo vedere come può essere, diciamo, sintetizzato il discorso del Feng Shui. Eccolo qua. È un discorso di energia che deve scorrere. Quindi questa energia, come vedete, dovrebbe permeare tutta la stanza e non sfuggire, entrare ed uscire subito perché ha troppe aperture o non ha ostacoli che la possano far girare se le aperture, per esempio, sono contrapposte, come vedete in una delle figure di centro. E la cosa interessante che vi può interessare del Feng Shui è questa. Queste sono tutte posizioni del vostro letto che non dovrebbero essere poste in atto, cioè col letto di fronte alla porta, col letto di fianco alla porta perché in questo caso, nel numero 2, non potreste controllare chi entra. Nel numero 1 potete controllare chi entra, ma l'energia vi arriva troppo addosso. Nel numero 3 vedete che sta sotto una finestra e non va bene perché anche lì l'energia può sfuggire o entrare in maniera incontrollata. Nel numero 4 due aperture contrapposte non vanno bene. Nel numero 5 quella posizione è posizionata proprio davanti all'angolo e le linee rette, un angolo è formato da una linea retta, è considerata una freccia avvelenata nel Feng Shui, quindi energia negativa.
Perché in natura non esistono linee rette e quindi da questa osservazione gli antichi cinesi avevano tratto questa norma di prudenza. Così come vedete nel numero 6, un soffitto a travature genera una serie di onde negative che si ripercuotono con le persone che stanno dormendo sotto. Si possono contrastare queste situazioni con appositi strumenti proprio del Feng Shui, per esempio lo specchio Baka, concavo o convesso. Oppure queste monete messe in forma di ciondolo che se appese sulle travature ne inibiscono la potenzialità dannosa di emettere onde dannose. O anche le campane eoliche possono servire a questo. Un'altra cosa interessante che volevo farvi vedere, ecco, per esempio i cinesi davanti alle case mettono, davanti all'ingresso di casa, mettono i guardiani, che sono questi due leoni, diciamo, queste due figure mitologiche, che possono essere anche piccole, riprodotte in fotografia, ma per loro questi hanno proprio una valenza di protezione dell'ingresso dell'energia negativa nella casa. Soprattutto perché, siccome per loro è diciamo, una scienza estremamente sentita, a cui credono in maniera veramente buona, perché costruiscono addirittura i grattacieli ultimamente, sempre con le norme del Feng Shui, e pensate che il convincimento di essere protetti sicuramente genera nel soggetto, nel padrone di casa, un'energia che effettivamente poi lo protegge, perché si allinea appunto a quella possibilità quantistiche che ci sono nell'universo e farà collassare una funzione d'onda di protezione per la sua casa. Più è forte il suo intento, più questa protezione ci sarà. Il vasto è una scienza invece indiana dell'India che è molto simile al Feng Shui, anche se ne differisce in alcuni particolari. Vi faccio vedere solo un esempio. Allora, questa casa era orientata, diciamo, in maniera da avere l'est completamente chiuso, mentre invece per il Vastu, l'est, che è il sole che sorge, l'energia che arriva per prima, dovrebbe essere aperto, quindi con finestrature, con portici, con terrazzi, eccetera. In questo caso, questa casa non poteva, per la sua costruzione intrinseca, essere aperta a est, c'era un'altra casa di fianco, un altro appartamento. Come è stato, diciamo, mediato il problema? Utilizzando questo simbolo, uno yantra. Quindi è stato appeso uno yantra in quel corridoio e il corridoio è stato dipinto con un colore giallo molto carico che ricordava proprio il colore del sole. E questa è una delle cose che gli esperti di Vastu, per esempio, mettono dei correttivi che gli esperti di Vastu mettono in azione quando ci sono delle situazioni non sanabili altrimenti. Allora, geobiologia, veniamo al nostro dottor Hartmann. Il dottor Hartmann, eccolo qua, che io ho conosciuto nel corso di uno di questi viaggi, ci ha fatto anche dei bellissimi corsi, e postulava questo: c'è una griglia energetica che avvolge tutta la Terra, di dimensioni circa 2 metri e mezzo per 2 metri in direzione nord-sud, è orientata grosso modo nord-sud, e questa griglia ha uno scorrimento energetico che ha una particolarità. I punti di incrocio della griglia, cioè i nodi, lo vedete qui, nodo H, se sono posti sopra una falda acquifera, quindi acqua corrente, o una faglia, una frattura del terreno, acquisiscono un potenziale patogeno molto elevato. Potenziale patogeno molto elevato che Se a questa radiazione viene sottoposta una persona per molto tempo, quindi nei luoghi a lunga permanenza, tipo la camera da letto, può generare delle patologie. I luoghi geopatogeni sono sfuggiti o diciamo, ambiti dagli animali e dai vegetali. Allora, senza danni li possono assorbire gatti, api, formiche, specie come l'ortica, alberi come l'acero, il frassino, il nocciolo e il vischio. Cosa vi ricorda il nocciolo e il vischio, visto che assorbono senza danni delle energie negative? Vi ricordate che il vischio viene usato, no, come beneaugurante durante le festività e il nocciolo è il classico albero da cui si traggono le bacchette magiche, no? Le bacchette delle streghe, le bacchette dei maghi, perché appunto hanno questa
questa capacità. Mentre invece cani, cicogne, rondini e gli altri vegetali che vedete lì evitano i luoghi geopatogeni. Se purtroppo sono caduti, il seme è caduto in un punto che purtroppo non ha potuto scegliere, può sviluppare, come avete visto in quella fotografia, del sorta di tumori proprio, perché l'energia in quel punto è un'energia sfavorevole. Va a disequilibrare tutta una serie di fattori che magari poi vedremo più nel dettaglio, ma questa è una presentazione questa sera del generale della diestesia radionica. Allora, la rete di Hartmann viene rilevata con queste antenne da rabdomanzia. Quello sopra in alto è un biotensor. Quelle a destra sono le ba cosiddette bacchette a L, l'altra invece sotto è una antenna a lobo. Qui ne vedete vari tipi di antenne a lobo. Quella a destra in bianco e nero è un'antenna di Hartmann originale, come quella a sinistra, che è quella che ho io, assieme ad un'altra antenna d'omega che era stata fatta da un collega architetto. Ho avuto un sacco di colleghi architetti espertissimi in questo campo, mi hanno insegnato un sacco di cose. Gigi Capriolo aveva fatto questa variante dell'antenna di Hartmann dopo il viaggio che facemmo insieme, e devo dire che funziona egregiamente, ma ve la potete costruire anche con una volgarissima stampella da tintoria, tagliandola in punti opportuni e ricavandone quell'antennina, è piccolina, che vedete lì a destra, ma che anche lei funziona abbastanza bene. Qui c'è tutta una storia su come su antiche incisioni ci sono delle rappresentazioni che fanno pensare sicuramente alla radiestesia, che d'altra parte è comunque testimoniata. Ve le passo molto velocemente, è testimoniata da tutta una serie di. Qui vedete un pendolo egiziano, per esempio, il famoso pendolo egizio che è stato trovato in una tomba, da cui è stato derivato poi il pendolo egizio che attualmente si trova in commercio in varie forme. Questo pendolo in particolare lavora proprio sulla forma, quindi l'onda di forma è data dalla sua forma particolare, dalle incisioni che ha. Qui c'è un imperatore cinese che pare che abbia anche lui una bacchetta in mano. Questo è un lituo originale dei sacerdoti, degli Aruspici Etruschi. Questo è un corredo funerario di una tomba detta della strega trovata nelle vicinanze di Pompei. Qualche cosa, se ci fate caso, sembrano proprio dei pendoli, quelle ogive con i punti di sospensione. E poi c'è tutta una serie di documentazioni, invece, di documentazioni scritte, che ci dicono che comunque sia tutta una serie di autori ha parlato di queste bacchette. Questo Dragon Rouge è proprio una formula bellissima per fare le bacchette magiche, per dare, diciamo, la carica, l'inizializzazione alle bacchette magiche. Del Re Metallica parla proprio dei cercatori di metalli con le bacchette di vari tipi per cercare i vari metalli. Questa signora, la baronessa di Bossolele, è considerata il precursore dei geologi, perché aveva fatto, vedete che aveva fatto, era figurata con un martello da geologo in mano, e quindi una serie interessante di religiosi ha parlato e scritto trattati sulla radiestesia. Sono questi: Carrier, Bayard, Bulim, Mermet, Stiattesi, Bortone, Grandori, Bourdieu, Gerloa, e tutti quanti hanno scritto libri. Vedete, Mermet, questa è un'opera che credo di avere, come Joubert, e il padre Stiattesi, che era un personaggio molto. Faceva ricerche sui terremoti, però aveva messo a punto anche tutta una serie di strumentazioni radiestesiche, un pendolo particolare che si chiama infatti pendolo Stiattesi. E padre Bortone invece ha fatto un bellissimo testo sulla radiestesia medicale, da cui peraltro era tratto quel quadrante radiestesico che abbiamo visto prima, quello del nord-ovest e sud-est. Il padre Grandori, con questi suoi prodigi del pendolo, addirittura il padre Bourdieu ha scritto un manuale per il pratico di radiestesia per i missionari, proprio per fornirgli uno strumento in più in terre dove effettivamente nessuna tecnologia poteva arrivare. E stranamente, fino a un certo punto, la Chiesa li ha tollerati. Padre Gerolo l'ha fatto anche, molto recente, Padre Gerolo è un contemporaneo, ha fatto dei buoni testi molto interessanti sulle sue esperienze.
Dopodiché si passa alla radionica. Allora, la radiestesia in buona sostanza è una ricerca, e la radiestesia medicale viene usata soprattutto per le diagnosi. Però una volta che abbiamo saputo ricevere e discriminare queste energie sottili sui canali energetici sottili, dobbiamo anche cercare di fare un intervento, se nel caso, quindi di inviare queste energie o le energie che noi vogliamo. Tenete presente che quando si invia un'energia in radionica, la radionica è proprio la parte che si occupa dell'invio di energie, che adesso vediamo come, si opera inviando un segnale, non si invia un'energia di guarigione, tra virgolette, passatemi il termine, ma si invia un segnale che va a ripristinare e lavora con le energie interne del soggetto. Quindi se deve far passare il raffreddore, supponiamo, non gli manda direttamente un'aspirina, sempre tra virgolette energetica, ma gli manda un segnale che possa far riportare in equilibrio, quindi nella condizione di benessere, il soggetto tramite le sue energie interne, quelle energie interne che si sono in qualche maniera desintonizzate e quindi causano il suo problema, il suo problema di salute, la sua patologia. Tutta questa serie di signori hanno appunto studiato come inviare informazioni sui canali sottili. I canali sottili, quelli sui quali il pendolo riceve, no? Riceve e vi dà una risposta qualsiasi, ed è simile alla modulazione nelle telecomunicazioni. Nelle telecomunicazioni c'è una portante, che è il nostro canale energetico sottile, e poi una modulazione sulla quale vengono trasmesse le informazioni. Infatti, se voi sintonizzate, conoscete qual è la frequenza di trasmissione di una stazione radio, la sintonizzate, ma in quel momento la stazione non sta trasmettendo né musica, né interviste, né parole, voi non sentite nulla perché manca l'informazione. L'informazione poi viaggerà su quel canale, che è la frequenza su cui avete sintonizzato la vostra radio. E quindi un canale energetico, come una rete, può collegare due punti A e B, e occorrerà un trasmettitore in A, un sintonizzatore in A e un ricevitore in B. Cioè, io devo avere in A, facciamo l'esempio di un cellulare. Se io ho un cellulare e so che qualcuno ha un cellulare, quindi ho il suo numero di cellulare, posso contattarlo. Però mi serve il suo numero, devo avere il suo numero, mi serve una rete funzionante, mi servono due telefonini funzionanti, il mio e il suo. In questo caso, nella radionica, come si opera? Si opera, ci sarà un operatore, ovviamente, un dispositivo, adesso vediamo come sono fatti. Un sintonizzatore, il sintonizzatore per inviare questa energia alla persona B. Dovrò avere una sua firma energetica, cioè quello che mi identifica la sua funzione d'onda, che è la sua e solo la sua, così come il numero di telefono del cellulare, che è solo il suo. Se ho questo testimone, vedremo come sono fatti, posso allora inviare questa informazione che sarà ricevuta dal soggetto, perché io, avendo la sua firma energetica, è come se avessi composto il suo numero di cellulare. E come si fa? Ecco qua, vediamo intanto una serie di pendoli. I pendoli sapete che ce ne sono tantissimi, di tantissime forme. Sono studiati per alcune applicazioni particolari, ma in buona sostanza qualsiasi oggetto di un certo peso, sospeso a un filo, può funzionare da pendolo, perché poi la discriminazione la fate voi come operatori, a seconda della vostra abilità. Ovviamente un pendolo particolarmente conformato per quella ricerca che volete fare sarà più sensibile che non il pendolo artigianale che avete costruito sospendendo magari un anello a un filo. Questo è un egizio moderno, quello che avete visto prima nella fotografia della tomba egizia. Questo ha la particolarità di avere una camera vuota all'interno, quindi si può smontare, perché nella camera vuota all'interno si può porre un testimone.
Quindi quello che serve a sintonizzare l'energia del pendolo per diagnosticare, e questo è un pendolo particolare perché funziona anche radionicamente, cioè può anche emettere, grazie alla sua forma, può anche emettere informazioni e quindi avere una potenza di emissione sintonizzando il canale energetico, quindi trasmette informazioni questo pendolo. Questo è un pendolo particolare, è sintonizzabile su tutta una, si chiama cono fittizio perché quel dischetto può variare su tutta quella serie di lettere che rappresentano delle frequenze colore e quindi lui si sintonizza, è una potenza di emissione molto debole, serve più che altro a fare diagnosi, indagini. Si sintonizza su quella frequenza colore e quindi vi dà la risposta se quando fate una ricerca c'è quella frequenza colore o meno. Ecco, vedete qui come funziona, no? Ecco, si chiama cono fittizio perché poi a seconda della posizione del dischetto disegna nell'aria un cono, no? Un cono di varie dimensioni. Questo è un pendolo universale che invece è un pendolo molto particolare, quindi dedicheremo forse una conversazione proprio tutta una sera perché ha delle applicazioni, è un po' difficile per come è stato costruito, ma ha delle applicazioni molto interessanti. Ci sono pendoli poi che sono placcati in oro, che servono a applicazioni molto particolari. Questo si chiama Seele, anima in tedesco, è sintonizzato sul rosa magnetico e ricorderete sicuramente che il colore rosa del piano astrale significa amore e che Leadbeater dice che gli atomi di colore rosa sono indice di buona salute di un organismo. Quindi serve proprio questo. Questo è dedicato a questa frequenza di rosa. Di frequenza colore rosa e sulla fase magnetica, che è una fase benefica. In fase elettrica sarebbe molto più penetrante e potenzialmente dannoso. E ecco, dicevo prima, un pendolo si può fare anche attaccando un qualsiasi peso a un filo. Noi di solito nei corsi lo facciamo costruire con un volgarissimo turacciolo, un anellino a vite, lì vedete c'è 1 euro per darvi un'idea delle dimensioni. Viene fuori un pendolo molto leggero, ma anche molto reattivo, che per i principianti va bene. Il foglio di carta marrone serve per coprire le scritte che ci sono usualmente sui turaccioli e che potrebbero dare fastidio, potrebbero ingenerare dei fattori di disturbo. E dalle stelle alle stalle, o dalle stalle alle stelle, questo invece è un pendolo particolarissimo che non si trova più in commercio, sul quale ho fatto uno studio particolare e anche di questo magari ne parleremo in maniera dedicata. Come vedete, è formato da 4 semisfere che hanno una certa dimensione, poi da un cilindro che reca dei bigrammi, che sono poi figure geomantiche, e c'è tutto un suo perché. Figuratevi che addirittura le misure sono derivate da un bacile tradizionale, che è una piscina tradizionale in bronzo citata nella Bibbia e che era sull'ingresso del Tempio di Salomone e che serviva alle abluzioni appunto di Re Salomone e dei suoi sacerdoti. E sembra che quest'acqua contenuta in questa particolare piscina avesse avuto le facoltà di ringiovanire gli organismi e di connetterli alle energie superiori. C'è tutto quanto uno studio che magari poi vedremo, adesso non è il caso di andare oltre. Le semisfere servono a dare potenza e c'è un pendolo molto particolare, proprio il pendolo ebraico, che si monta un po' come il foglio di carta sul turacciolo che vi facevo vedere prima, ma questo è fatto in legno, ha un cavo coassiale che lo attraversa, quindi può essere sospeso da una parte o da un'altra, da una faccia riceve, dall'altra faccia emette, a secondo di quale lettera ebraica o frase ebraica voi gli montate sopra. Quando è armato, così come si dice con queste lettere, lì vedete una Shin, per esempio, quella specie di tridente, si sintonizza esattamente sulla frequenza di queste lettere ebraiche, perché l'ebraico, che è un alfabeto antico e originario e quindi non è fonetico ma è ideogrammatico, è più vicino alla vibrazione di quello che è una delle nostre parole. Anche le nostre parole hanno una vibrazione, ovviamente, ma qui il collegamento è molto più diretto con quello che vuole significare o che significava in antico. E quindi questo si usa soprattutto per intervenire sui chakra e sui corpi sottili. È un apparecchio molto interessante.
Poi ci sono tutta una serie di esagrammi dei Qing che vengono usati negli ottagoni Bagà. Ecco, questi sono i canali famosi che dicevamo, su cui si basa i canali delle linee sincroniche, su cui in parte si basa l'agopuntura cinese, ma su cui è basato il pendolo che avete visto, quello appunto che non si trova più in commercio. Questa è tutta la trattazione che poi faremo. Vedete, qui c'è una fotografia in camera Kirliana di questo pendolo. Vedete come emette in maniera particolare e non emette niente dalla parte sotto, da cui in teoria, essendo un cilindro, dovrebbe uscire una radiazione molto forte che si chiama verde negativo, ma in questo caso, così come è stato progettato, non c'è. Ci sono dei dispositivi tattili che possono sostituire i pendoli. Ma vediamo un po' di andare avanti. Allora, pendoli abbiamo visti. Radionica è particolare perché è stata portata avanti in due forme, in due scuole, scusate, la scuola franco-belga e la scuola anglosassone. La scuola franco-belga usa circuiti grafici, la scuola anglosassone, scusate, usa rate radioniche, numeriche. Anche lì i numeri sono collegati a una frequenza, quindi trovare la rata giusta, sono tutte tabulate poi a seconda delle varie scuole, delle varie macchine, e trovare la rata giusta si può impostare una macchina per far emettere quella frequenza particolare che serve appunto poi agli scopi per cui è stata progettata, è stata studiata. Tutto è basato sulle onde di frequenza generate dal movimento, per esempio i pianeti hanno una loro frequenza, una loro musica, effettivamente, la musica delle sfere dei pitagorici, ma se cercate in rete potete trovare delle registrazioni proprio del rumore, del suono che fa un pianeta nella sua orbita. E poi ci sono le onde di forma. Queste erano note fin dall'antichità, beh, una piramide la conosciamo tutti, e ha delle particolari proprietà ed emette delle particolari onde grazie proprio alla sua forma, perché è uno dei solidi platonici, che sono questi da cui derivano poi le figure piane, con un certo processo di intellettuale di adattamento. Questo è un anello particolare che anche lui è stato trovato in una tomba egizia e grazie a questi suoi simboli, e questi suoi simboli fa alcune cose, se portato in alcune dita della mano, per esempio portato all'anulare ha la proprietà di proteggere dagli incidenti e vi assicuro che funziona, vi assicuro che funziona per averlo provato. E ecco qua, questa è la figura che viene riportata in piano, ma è quella che è incisa sull'anello. E quindi c'è tutta una serie di rapporti tra matematica, note e proporzioni geometriche. Noi architetti usiamo per esempio la famosa sezione aurea, ma la sezione aurea, come vedete qui, è collegata a una certa serie di rapporti numerici che non sono altro poi che le note musicali, i rapporti in cui stanno le note musicali. E quindi è una vibrazione che viene trasmessa anche dalla struttura architettonica, così come è percepita dall'occhio, se è costruita secondo queste regole. E qui andiamo sulla meccanica quantistica che diventa difficile, ve la spiegherò poi quando entriamo proprio nel particolare, nelle conversazioni particolari. La cosa interessante è questa: prima abbiamo visto che sono i solidi platonici ad avere delle onde di forma, ma ci sono anche, anzi, la maggior parte dei circuiti radionici sono dei disegni geometrici piani, e quindi anche un sistema bidimensionale, come questo dottore di carta, che forse molti di voi conosceranno, di Malcolm Ray, hanno la possibilità di veicolare informazione proprio grazie alla loro forma, che è stata studiata in tutta una serie di passaggi. Anzi, è molto interessante questa del Pepper Doctor, e anche lì credo che gli dedicheremo una serata se ci sarà tempo e se mi daranno la possibilità. E quindi ci sono tutta una serie di questioni. Le macchine abbiamo detto che funzionano in radionica con delle rate numeriche che sono
sintonizzate molto finemente con tutta questa serie di potenziometri, proprio per avere la possibilità di sintonizzare la rata per così come è stata progettata per questa macchina. Ci sono varie stringhe di rate che dipendono dall'elaborazione che è stata fatta. Per la stessa patologia, diciamo così, potete trovare anche due o tre rate differenti, ma vanno usate con una certa macchina o in una certa maniera. E di macchine ce ne sono tante. Questa, per esempio, è una macchina che ha fotografato la mia Aura e funzionano tutte più o meno sullo stesso principio. Questi sono i biocircuiti, li vedremo, ma adesso non ci interessano. Allora, per esempio, questo è un circuito protettore. Questo qui, come va usato? Viene stampato in una certa dimensione, viene orientato a nord. In realtà quella circonferenza che c'è sulla cima dovrebbe servire a evitare l'orientamento, ma è sempre meglio orientarlo. E dove c'è la croce viene posto il testimone. Il testimone è la firma energetica della persona, a cui, anche dell'animale, a cui volete inviare quel tipo di energia che sintonizzerete con in questo caso l'energia di protezione, quindi questo funziona da solo. Voi mettete la fotografia, ad esempio, che è una firma energetica della persona, o il suo nome e cognome scritto in una certa maniera su un fogliettino di carta, sempre posto lì al centro, oppure ci potete mettere un oggetto che sapete è stato a contatto con questa persona, la penna che porta nel taschino, il portafoglio, un fazzoletto, eccetera. Questo sintonizza. La firma energetica sintonizza, è il numero di telefono del cellulare in pratica, sintonizza il destinatario e il circuito così conformato è già conformato per proteggere e quindi ci sarà un'azione protettiva. Analogamente come questo, che sono i 9 cerchi, è un altro circuito sempre di protezione. Questo è un circuito più complesso, viene usato, veniva usato quantomeno per inibire le onde elettromagnetiche, tra l'altro per inibire le onde elettromagnetiche. Ce ne sono tantissimi, antimagia ambientale, ce ne sono quanti ne volete. Ve li faccio vedere rapidamente. Ci sono poi gli emettitori, quelli che servono a inviare un particolare tipo di energia. In questo caso, al centro dello schema, del circuito, dovrà essere messo sia la firma energetica del destinatario, sia quello che gli volete inviare. Nel caso che dicevamo prima, se a Giovanni volete far passare il raffreddore, voi dovete mettere un testimone di Giovanni e sopra al testimone di Giovanni una scritta dicendo far passare il raffreddore. Quello è come se fosse il rimedio omeopatico. Ovviamente un circuito armato, come si dice, quindi che ospita sia il testimone che il testimone soggetto, diamo i termini così come sono, che il testimone rimedio, deve stare in funzione per un certo tempo. Questo tempo o è tabulato proprio in letteratura, oppure va ricercato a mezzo pendolo radioestesico, facendo proprio la domanda: quanto tempo deve stare in azione questo circuito per avere l'effetto su Giovanni? E lì dovrete determinare, ovviamente, prima le ore, poi i minuti, poi i giorni, poi se deve essere ripetuto, eccetera, eccetera. C'è una serie di domande anche lì tabulate da fare. Quindi, per operare in radionica serve una pratica di radiestesia a monte perché sono complementari. E ci sono altri circuiti, qui avete visto quella Shin prima, questa lettera qui viene addirittura posata, come vedete lì c'è un testimone fotografico sotto e questa Shin non è appoggiata ma è messa in verticale perché deve emettere in maniera particolare su questo circuito per lo scopo per cui è stato progettato. Qui ne vedete uno che poi noi abbiamo rifatto all'interno dei nostri corsi. Perché? Perché questo qui l'avevamo trovato, è molto efficace tra l'altro, l'avevamo trovato solo disegnato così, era un appunto di un radiestesista, ma in realtà i circuiti devono essere disegnati con la massima precisione geometrica possibile per funzionare bene, proprio per quel discorso di onde di forma che abbiamo fatto prima. E quindi i circuiti radionici vanno poi rimessi in pulito, diciamo così, e poi collaudati. L'impostazione, per esempio, che abbiamo nei nostri corsi è proprio di laboratorio, perché noi proviamo tutto.
Tutto quello che c'è lo proviamo, lo mettiamo di nuovo in subiudice, facciamo delle prove comparate anche a doppio cieco e poi vediamo i risultati e lì omologhiamo o meno il circuito o la procedura. Vi potrei far sorridere, ma non ve lo racconto. Su come riescono poi dopo gli allievi a inventare delle cose che funzionano, che poi funzionano solamente che non sono codificate da nessuna parte, ma funzionano. E ci sono circuiti valorizzatori come decagono e quindi circuiti numerici, come dicevamo prima, che sfruttano proprio la potenza dei numeri, la capacità dei numeri di collegarsi con le energie. Questo, per esempio, è un circuito protettore sempre sulle onde elettromagnetiche. È roba del 59, quindi sicuramente poi adesso ci sono circuiti che hanno avuto un'evoluzione, ma anche questi funzionano sicuramente, per la loro parte ancora funzionano. E come vedete, questa è una Pegasus board che funziona a rate radioniche, perché tutte, vedete sopra quelle rate, la simbologia delle rate viene materializzata sulla tavoletta, e quindi la tavoletta, che ospita poi il testimone sotto dove c'è la circonferenza, invia quel tipo di energia rappresentato dalla rata radionica, al centro vedete 50.110.997, quello va a un certo organo per riequilibrare un certo organo. Eccoli qua, poi sono tabulati qui, come vedete, no? Sistema muscolare, eccetera. Ci sono dei dispositivi ancora più complessi da usare, ovviamente questo va usato con il pendolo a cono fittizio, ma diciamo questo è materia che poi approfondiremo, se vorrete seguirmi e se non vi siete spaventati fino adesso. Io non ho ancora il programma, ho definito un programma, ma non so ancora quali saranno le date. Quindi, ovviamente, un doveroso ringraziamento a Anna Tamburini Torre e Enrico Ballantini che mi ospitano. Spero che non vi siate annoiati. Direi che per stasera, scusatevi per l'incidente della rete, ma ogni tanto qui ci sono dei problemi. E niente, spero di rivedervi presto. Seguite su Focus, sarà pubblicato sicuramente il calendario a breve. Grazie a tutti e buona serata.